Siamo qui con quattro candidate al concorso ordinario scuola secondaria a cui faremo un po' di domande di approfondimento. Per quale classe hai partecipato al concorso ordinario? Io ho partecipato per ADMM, cioè per sostegno a scuola secondaria di primo grado. Io ho partecipato per la classe A60, tecnologia nella scuola secondaria di primo grado. Anch'io ho partecipato per la A60, tecnologia nella scuola secondaria di primo grado. Come ti è sembrata la prova? La prova tutto sommato non era impossibile da superare, anche perché era consentito l'accesso soltanto a chi è in possesso della specializzazione sul sostegno, quindi noi abbiamo già una determinata preparazione, quindi tutto sommato non mi è sembrata impossibile. C'erano alcune domande ambigue, però comunque tutto sommato non mi è sembrato impossibile. Allora, la prova tendenzialmente rispecchiava il programma presente comunque nell'allegato A del bando, quindi gli argomenti erano quelli. Quello che ho trovato fosse un pochino eccessivo magari è stato proprio l'approfondimento di determinati argomenti. Quindi nozioni che dovevano essere insomma studiate in modo approfondito per riuscire magari a capire poi determinate cose che venivano chieste nei quesiti. Cioè chi aveva fatto uno studio, non dico superficiale, anche approfondito, comunque degli argomenti, magari si è trovato in difficoltà davanti proprio all'approfondimento dell'approfondimento, almeno per quello che riguarda la mia classe di concorso. La prova non è stata né difficile né semplice, nel senso che alcune domande erano apparentemente molto semplici, altre anche difficili, ambigue, ma la difficoltà che ho riscontrato è stata nella decifrazione delle risposte, che erano molto simili tra di loro, differivano proprio di pochissimo, anche di una virgola, erano veramente molto simili tra di loro e forse qui era la principale difficoltà di questo concorso. Ritieni sufficiente il tempo a disposizione della prova? Penso che 100 minuti per una prova del genere, almeno per quanto riguarda la mia classe di concorso, sì, per me è sufficiente. Allora, 100 minuti sono stati sufficienti, ma come diceva la collega, i quesiti che appunto erano formulati in maniera ambigua e ne abbiamo riscontrati un bel po', hanno richiesto da parte nostra la lettura, rilettura, e credo che siano quelli che ci hanno fatto perdere più tempo, perché potenzialmente si poteva rispondere in breve tempo se c'era una maggiore fluidità, ecco, delle domande e delle risposte, però poi abbiamo perso tanto tempo per cercare di decifrare domande e risposte. Anche per me è stato comunque tempo sufficiente. Ho avuto anche la possibilità di rileggere più volte il compito per verificare un po' la correttezza delle risposte che avevo dato, quindi sì, era sufficiente il tempo. Ha individuato errori o strafalcioni nella formulazione dei test? Purtroppo sì, in particolare una domanda riguardo l'articolo 34 della Costituzione italiana, e nelle opzioni non c'era la risposta esatta, ossia la scuola è aperta a tutti, ma l'unica opzione, o meglio l'opzione che loro hanno ritenuto esatta, è libertà di insegnamento, che invece corrisponde all'articolo 33. Di conseguenza, chi erroneamente ha digitato questa risposta ha avuto i due punti, però è sbagliata, perché l'articolo 33 riguarda la libertà di insegnamento, non il 34. Infatti io in quel momento non sapevo quale opzione scegliere, perché erano tutte e quattro errate. Poi ho optato per una, però naturalmente era errata. Quindi io volevo segnalare proprio questo. Secondo me è sicuramente stata una svista, però è un errore molto grave, perché ora io ho superato il concorso e va benissimo così, però perché io, come tanti altri candidati, non abbiamo avuto la possibilità di poter avere due punti in più, che in vista di un orale comunque possono servire. E questo, secondo me, secondo anche molti altri candidati, è un errore veramente grave. Anche io durante la mia prova ho riscontrato qualche strafalcione, chiamiamolo così, o comunque qualche domanda dubbia.
Mi ha messo in serie difficoltà una domanda sulle fondazioni che richiedeva insomma quale fosse il materiale da, o meglio, era una domanda che diceva di escludere un'opzione e chiedeva praticamente quale dei quattro, delle quattro risposte qui riportate non influenza la scelta per il materiale delle fondazioni. Io ritengo che comunque erano delle risposte formulate in maniera talmente vaga e non approfondita che potevano essere fondamentalmente tutte e quattro escluse, perché tutti i parametri che erano segnalati possono influenzare la scelta del materiale di fondazioni. Quindi anche per quella abbiamo dibattuto tanto con i partecipanti del mio turno, esattamente come me. Così come una domanda sugli zuccheri semplici che lasciava spaziare, insomma, pensando appunto che gli zuccheri semplici includono sia i monosaccaridi che i disaccaridi, e le opzioni di risposta erano delle combinazioni di monosaccaridi e disaccaridi. Quindi anche in quel caso quattro risposte che potevano essere tutte e quattro valide o comunque nessuna corretta in base a come il Ministero le giudicherà corrette. Quindi sono d'accordo con la collega, purtroppo insomma anche qualcuno che non ha superato per pochissimo dovrebbe avere la possibilità di aver rivalutata comunque la prova da questo punto di vista. Allora, io particolari errori non ricordo, ma per me è stato veramente difficile proprio capire esattamente la risposta, perché erano veramente ingannevoli, molto simili tra di loro. Adesso non ricordo, che ormai è passato una settimana, non ricordo esattamente le domande perché non mi hanno colpito nessuno in particolare, ma è tutto un po' tutte risposte per me erano ambigue e simili tra di loro, ecco, non ho altro da dire, ecco.